Bello, questa cosa della sicurezza mi commuove sempre, anche Dio, Patria e Famiglia, è una composizione che ho trovato sempre fantastica, perché è una grande menzogna. Noi continuiamo a vivere in queste menzogne, il mito della patria, che diavolo è la patria, i confini dell'Italia sono questi dal 1946, anzi dal 1954, da quando Trieste è diventata italiana. Prima erano altri, nell'Ottocento erano altri ancora, non esistevano. Io vivo in Trentino e poi c'è l'Alto Adige e ci sono le Alpi, che tutti studiamo, sono un confine naturale fra noi e l'Austria. Ma 105 anni fa, quando uno dal Trentino andava a Innsbruck, non passava nessun confine, passava le Alpi, ma era sempre impero austriaco da un lato e dall'altro. Quindi quel confine lì non esisteva. I confini sono un'invenzione che durano il tempo di un respiro nella storia dell'umanità. La Francia, che vive del patriottismo, della grandeur da sempre, non era così fino a 100 anni fa. I confini della Francia erano altri. Il primo paese al mondo a scegliere il francese come lingua ufficiale è stata la Val d'Aosta, non è stato manco la Francia. Quindi voglio dire, manco l'identità sulla lingua ci avevano questi. E allora noi viviamo continuamente in questa menzogna, una menzogna che prosegue poi. È una cosa che abbiamo affrontato qui, c'è Sarabin, che abbiamo fatto alcuni corsi, tenuti alcuni momenti insieme di formazione, lei come Fondazione Fontana Unimondo, su questo fatto. E mi riporto alla questione del peace building, dei caschi bianchi, eccetera. Paradossalmente la maggiore difficoltà nel creare una forza di interposizione di pace disarmata sta nel fatto che noi immaginiamo l'essere disarmati come una forma di vigliaccheria, di codardia, e nel nostro mondo non è ammessa la paura. Noi non abbiamo diritto alla paura, nessuno di noi ha diritto ad avere paura, perché se abbiamo paura anche perché ci viene il cancro. Quando ci viene un cancro ci dicono devi combattere come un guerriero, ma col cazzo? Ma cosa c'è? Ma che? Dovrò convivere con questa malattia per il tempo che mi rimane da vivere. Convivenza, cooperazione, non lotta. E invece no, se tu decidi di vivere come terziani la cosa, sei un po' vigliacchetto, sei un po' codardino, dovresti lottare duramente e andare in giro a dire sono un guerriero. Ma che guerriero, ma cosa? Il diritto alla paura deve essere riconosciuto, deve essere sancito dai diritti tra i diritti inalienabili. Il diritto a disertare. Il disertore, dobbiamo rivalutare questa figura. Il disertore può fermare la guerra se tutti decidessimo di non combattere, semplicemente perché non ci va di andare ad ammazzare qualcuno, o non ci va di essere ammazzati, che è legittimo, beh, la guerra finirebbe subito, finirebbe in 2 minuti. E allora noi dobbiamo continuare a lavorare anche su questo, cioè nel cambiare le parole, l'uso delle parole, il nostro linguaggio quotidiano, la nostra testa, i nostri miti, la bellezza. Cambiamo il senso della bellezza, basta la bellezza dell'eroe, prendiamo la bellezza del disertore. Quante cose può fare un disertore? E perché rimane vivo. E quindi le opportunità, dobbiamo ricreare il mondo di opportunità. Noi ad esempio proponiamo, l'ultimo capitolo del libro è dedicato a questo tentativo di modificare punto di vista. Tu hai parlato di un sacco di cose che, se ci pensi, parlano di sistema paese, non di governo. Il sistema paese Italia negli ultimi 30 anni ha scelto di militarizzare la propria politica, e l'ha fatto col centro-sinistra, esattamente come l'ha fatto col centro-destra. La scelta dell'esercito professionale di andare a combattere in Serbia, di andare a difendere i pozzi di petrolio in Niger. L'ultimo libro bianco della difesa italiana l'ha scritto una ministra del PD, e su questo libro bianco c'è scritto che l'esercito italiano verrà impiegato ovunque vi siano interessi del paese da difendere, che è una roba diversa dalla difesa della patria. Parte che noi meriterebbe un incontro a parte, abbiamo un esercito e siamo un paese che non ha mai fatto una guerra in difesa, ma questo è un altro discorso. Però voglio dire, e allora dobbiamo cambiare termini, parole, l'uso delle parole. Noi, vi dicevo, all'ultimo capitolo lo dedichiamo al tentativo di cambiare la visione del mondo. Basta valutare le cose che accadono con la visione della geopolitica, cerchiamo di creare la visione della geografia dei diritti umani. Ma non perché siamo buoni, come dicevo prima, perché ci conviene.
perché fare politiche commerciali, ad esempio, con un paese che rispetta i diritti umani, rispetta la distribuzione della ricchezza, non porta nel lungo periodo, e chi fa sindacato lo sa, alla distruzione dei diritti del lavoro nel nostro paese. E quindi una morte del nostro mercato del lavoro, alla morte del nostro mercato in genere, alla morte del salario. E quindi cambiamo i parametri, anche qui non perché siamo più buoni, ma perché diventiamo più intelligenti. E allora questa è la cosa che noi cerchiamo di fare e crediamo che l'informazione sia uno strumento fondamentale. Chiudo, il libro è ovviamente in vendita, vi preghiamo di pensare all'acquisto, perché in realtà è un modo anche questo per sostenere il progetto dell'Atlante, i diritti d'autore, le vendite eccetera finiscono appunto per alimentare questo progetto dell'Atlante delle guerre ricoprite nel mondo, che è un progetto diventato davvero molto grande, riusciamo a far lavorare alcune persone giovani, quindi a dare anche, come dire, una visione futura della cosa, ma è un progetto completamente autogestito, noi non abbiamo nessuno dietro e quindi ogni anno dobbiamo ricominciare a creare le occasioni per incassare il denaro per poter pagare gli stipendi, pubblicare il libro e fare il lavoro che facciamo. Pensiamo discretamente bene, ormai sono 14 anni che lo facciamo, quindi davvero grazie per la serata.